Siamo ormai alla conclusione e quindi cominciamo un po' a fare dei ringraziamenti. Anche io volevo ringraziare anche coloro che fanno parte del coordinamento Arcobaleno, ad esempio anche Simona di Arcobaleno in Marcia, che veramente è stata lei un po' che ha creato la relazione con Alpino e anche la scelta della parte della Valoruzione, eccetera eccetera. Siccome siamo ormai veramente alla fine, perché è tardi, e ringraziamo veramente della presenza, della pazienza, quanto è bello ascoltarci, i politici vogliono ancora dire l'ultima parolina, Diana, perché poi dobbiamo chiudere. Solo aggiungere una cosa al discorso di Anita che condivido in pieno: noi dobbiamo anche chiedere che ci siano dei soldi per fare tutto questo, nel senso che è inutile chiedere tanti corsi, perché poi chiediamo ai volontari di lavorare per fare progetti importantissimi per un cambiamento della nostra cultura e della nostra società senza dargli un soldo. Quindi il nostro compito è quello di produrre, creare e avere risorse e distribuirle in modo, insomma, intelligente, con delle priorità che sono queste, secondo me. Questo è vero, importantissimo. Adesso, prima di lasciare la parola appunto a Luca, come è importante questa cosa dei soldi, perché è una delle giustificazioni che danno subito i politici davanti a quelle persone che fanno così degli esposti, perché si dà spazio ai gay, per il Pride, ah, non abbiamo speso niente, ah, no, non ci sono state spese. Ah, è brutto questo, perché vuol dire che non viene riconosciuto non solo tutta una serie di percorsi, ma anche il fatto che noi comunque paghiamo le tasse. Rapidissimamente, Luca Gandolfi TV, che come dicevo appunto ancora ringraziamo per l'interesse suo e del gruppo per la realizzazione di questo convegno. Mi aggancio a quello che hanno detto e spiegato molto bene un po' tutti i relatori, e che poi è stato integrato anche dagli interventi dei cosiddetti politici, ma noi in realtà siamo tutti cittadini prestati alla politica per farci strumento delle battaglie che riteniamo giuste, e questa credo che sia una battaglia sacrosanta. No, volevo solo intervenire per aggiungere un piccolo aneddoto velocissimo che dà concretezza e spiega poi quello che è nell'immaginario della parte avversa alla nostra, quella che ci combatte su queste battaglie, cos'è che li mette effettivamente in crisi e arrivano a delle affermazioni, delle manifestazioni che sono, rasentano l'assurdo. Allora, in occasione appunto della famosa mozione, ma anche in seguito, una degli aspetti che mi ha un po' più stupito, ma ho capito poi il perché, anche grazie alla spiegazione che c'è stata oggi di questa teoria di ciò che dovrebbe essere naturale e che gli va a smontare questo castello che costruiscono. Ebbene, il grosso problema che li metteva in crisi era il termine transfobia. C'è un negazionismo che è incredibile nei confronti delle persone transessuali. Io sono rimasto sconvolto sia in quel frangente che poi anche in altre occasioni. Antonia è qui e lo sa benissimo, anche in occasione di una mostra che era stata organizzata, un'immagine di un autore noto, insomma, tra i più famosi, adesso non ricordo quale fosse, un'immagine assolutamente tranquilla, aveva creato il grande scandalo. Perché? Perché le persone transessuali non rientrano nei loro schemi preconcetti e quindi gli sconvolgono la mente, ed è la cosa che combattono con più forza. Io ho presentato in consiglio provinciale, io non voglio nominare chi oggi non è qui, ma a quel consigliere ho portato un plico così di carte in cui c'era l'elenco delle persone transessuali vittime della transfobia a livello mondiale. Loro negavano l'esistenza addirittura delle persone transessuali. Io credo che questo sia la cosa più assurda di tutte, e ci tenevo a dirlo, perché credo che sia proprio questa l'importanza di eventi come questo e di mille altri come questo per fare educazione nel senso più aperto del termine. Per far capire che esistono mondi che non sono quelli della maggioranza delle persone, non ci si può prendere come riferimento il modello che la maggior parte delle persone nella società vorrebbe
forse adottato da tutti. Ognuno di noi è un universo a sé stante e come tale deve avere la libertà di poter vivere in armonia prima di tutto con se stesso e poi nella società. Grazie. Bene, allora credo proprio di così chiudere questo bellissimo convegno portando appunto a voi il grazie da parte del coordinamento Arcobaleno di Milano Provincia che siete venuti, grazie ai relatori che hanno permesso l'avvenuto appunto di questo convegno, un grazie particolare a Lidia Cirillo che salutiamo con un applauso, grazie a Federico Ferrari e a Porto Marasciano che è già sul treno, un grazie quindi a Luca Gandolfi che è veramente stato disponibilissimo con il suo gruppo, un grazie a Diana De Marti per la sua presenza, un grazie ad Anita Sonigo. Dicevamo che è un percorso, un cammino, ci stiamo avvicinando appunto al Pride Milano che sarà appunto il 28 giugno del 2014 con quella settimana che troverà appunto Milano coinvolta in varie iniziative, ci saranno altri appuntamenti non solo delle singole associazioni che compongono il coordinamento arcobaleno ma anche del coordinamento, quindi io credo che la cosa più importante è essere uniti perché abbiamo da combattere un grosso nemico che è il pregiudizio e il preconcetto, solamente in questa, con l'essere uniti si possono veramente fare grandi cose. Se non si sta attenti appunto a questo, a combattere il pregiudizio, il preconcetto, i luoghi comuni, la storia ci insegna come si arriva, ci accennava Porpora non solo dei roghi ma delle camere gas e di altre forme di violenza che quotidianamente appunto assistiamo, come gli insulti che vengono fatti anche ai ragazzi nelle scuole. Veramente grazie a tutti, un applauso allora a tutti noi per questa